Allora, l'ultima volta abbiamo fatto un pochino un discorso introduttivo, adesso si tratta di dare la definizione di integrale. Per prima cosa andiamo a dare la definizione di funzione a scalino. Una f da r in r si dice funzione a scalino, in inglese step function, se e solo se per definizione f di x è uguale somma per i che va da 1 fino ad h di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di x. Adesso specifichiamo meglio cosa sono tutte queste cose. Dice anche che f è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semi aperte a destra. Combinazione lineare si riferisce al fatto che è una somma per i che va da 1 a h di lambda con i per certe funzioni. Funzioni sono funzioni caratteristiche di intervalli semi aperti a destra. Come è fatta una funzione caratteristica? Quindi a ritroso diamo quest'altra definizione. Abbiamo E un sottoinsieme di R, la funzione caratteristica di E nel punto X vale per definizione 1 se X appartiene ad E e 0 se X non appartiene a D. Quindi come è fatta una... Allora, qua scrivo, giusto per far capire, faccio una figura, grafico di della funzione caratteristica di un intervallo a B. Poi capiremo perché l'intervallo lo scegliamo semi aperto a destra. Allora, c'è A, c'è B. Allora, come è fatto il grafico di questa funzione qui? Beh, andiamo a vedere quali valori ha la funzione. Se x è nell'intervallo, la funzione vale 1. Se x è fuori dell'intervallo, la funzione vale 0. Quindi, detto 1 questo livello qua, tra A e B la funzione vale 1. E fuori di AB la funzione vale 0. Quindi la nostra funzione è una funzione che vale 0, nel punto A vale 1, da A fino a B vale 1, nel punto B vale di nuovo 0 e poi da B in poi vale 0. Attenzione quindi che in questo punto la funzione vale 0, mentre in questo punto qui la funzione vale 1.
Andiamo a fare degli altri esempi. Esempio. La funzione caratteristica di 0,3 di x uguale 1 se x è compreso tra 0 e 3, 0 altrimenti. Allora, facciamo delle osservazioni. Osservazioni. Se C è un punto strettamente compreso tra A e B, allora la funzione caratteristica di AB è uguale alla funzione caratteristica che va da A fino a C più la funzione caratteristica da C fino a B. Cioè, che cosa sto dicendo? Non serve fare un nuovo disegno, basta usare quello precedente. Torniamo qui. Prendiamo un C intermedio. La mia funzione caratteristica, questa qui, dell'intervallo AB, la posso sempre scrivere come la funzione caratteristica da A fino a C più quella da C fino a B. Per quale motivo? Andiamo a valutare in un punto X. Allora, che cosa succede? Se x è minore di a, questa vale 0. Questa vale 0. Se x è minore di a è anche minore di c, perché c è più grande, quindi questa vale 0. Quindi otteniamo 0 uguale 0. Andiamo a prendere x compreso tra a e c, cioè in questo caso qui. Allora, se x è minore di c è anche minore di b, quindi questa vale 1. Questa vale 1, ma questa vale 0. E quindi ci troviamo che questa è uguale 1 uguale 1 più 0. Prendiamo x compreso tra c e b. Stavolta questa vale ancora 1. Questa vale 0 perché x è maggiore di b, ma questa vale 1 perché x è compreso tra c e b. E quindi ci troviamo ancora. Se x infine è maggiore o uguale di b, sono di nuovo tutte. Cioè, altrimenti detto, si vede ancora meglio con il grafico. Vedete, il grafico della funzione tra A e C è questo qua, il grafico della funzione tra B, tra C e B è questo qua. Quando vi andate a sommare i grafici
1 più 0 si somma fa 1, 1 più 0 si somma fa 1, e quindi otteniamo il grafico della funzione caratteristica tra dell'intervallo a. Adesso riuscite a intuire perché gli intervalli vengono presi semiaperti a destra? Perché se io l'avessi preso chiuso o aperto, cosa mi succedeva? Se l'avessi preso intervallo aperto, la funzione somma nel punto C veniva 0. Se l'avessi preso chiuso, la funzione somma nel punto C veniva 2, perché il punto C appartiene a tutti e due gli intervalli chiusi, AC e CB. Quindi non avrei avuto, per esempio, questa proprietà. Allora, è come il discorso dei mattoncini dell'ego. Da una parte c'hanno la sporgenza e da una parte c'hanno l'incavo per potersi incastrare. Queste due funzioni caratteristiche, quando le sommo, mi danno la funzione caratteristica di un insieme di un intervallo più lungo. Perché? Perché sono due intervalli che sono, diciamo, uno inizia dove l'altro finisce. Ok? Andiamo a fare un esempio più complicato. Ripartiamo da prima, da quella di prima. E andiamo a studiare la funzione phi di x uguale 2 per la funzione caratteristica di 0, 3 più a 3 per la funzione caratteristica di mettiamo 2, 5. Questa è una funzione a scalino, vedete? Ho preso due funzioni caratteristiche, le ho moltiplicate per due costanti. Le costanti possono essere anche negative, qua per semplicità le prendiamo positive, ma non c'è scritto da nessuna parte. Lambda i, dimenticato di scrivere, appartiene a r per ogni i compreso tra 1 e da. Allora, andiamo a vedere che succede. Allora, io direi che la situazione si deve articolare nei seguenti casi. Allora, quando x è minore di 0, poi quando x è compreso tra 0 e 2, 2 escluso, poi quando x è compreso tra 2 e 3, poi quando x è compreso tra 3 e 5, e infine quando x è più grande di 5. Per quale motivo? Beh, vedete, la prima funzione caratteristica è definita sull'intervallo che va da 0 fino a 3. La seconda sull'intervallo che va da 2 fino a 5. È chiaro che ogni volta che incontro uno di questi punti la situazione cambia. Adesso i punti sono 4, mi dividono la retta in 5 sottoinsiemi, di cui 3 intervalli e 2 segni retti. Allora, andiamo a vedere che succede se x è minore o uguale di 0. Se x è, scusate, se è minore strettamente di 0, questa funzione vale 0, perché questa funzione comincia a valere 1 in 0. Questa funzione invece pure, 0 più 0 fa tra 0 e 2, che succede? Questa funzione vale 1, moltiplicata per 2 vale 2. E questa funzione invece vale 0, perché siamo prima di 2. Quindi, qui la mia funzione vale 2. Poi, tra 2 e 3, che succede? Tra 2 e 3, questa funzione vale ancora 1, moltiplicata per 2 fa 2. Questa funzione vale ancora, vale pure lei 1, moltiplicata per 3 fa 3, 2 più 3 fa 5. Quindi qua la mia funzione salta.
a 5, al valore 5. Poi nel punto 3 cosa succede? Nel punto 3, attenzione che il valore della funzione scende, perché questa funzione in 3, nel punto 3, 3 non appartiene a questo insieme, quindi vale di nuovo 0. Questa funzione vale 1, perché 3 sta ben dentro questo insieme, per 3 vale 3, quindi qua scendiamo a livello 3. E questo discorso rimane vero fino a 5. La funzione qua vale 3. A 5, scusate, questo è meglio farlo già. A 5 la funzione però, qua la funzione valeva 2, qua la funzione vale 3, vale 5, qua la funzione vale 3 e qua la funzione vale 2. Oh. Quindi il grafico della mia funzione è fatto così. Allora, ulteriori precisazioni. Perché la funzione si chiama scalino? Perché il grafico della funzione sembra una scala che sale crescendo. O se preferite potete assimilarlo al profilo di una città con i grattacieli. Perché nel grafico della funzione del, diciamo, questo lato qui l'ho fatto dritto e questo lato qui l'ho disegnato tratteggiato? Attenzione, questo qui non appartiene al grafico della funzione. Un grafico di una funzione non può avere tratti verticali. Se vi ricordate, come fate il grafico di funzione? Per ogni x c'è un unico f di x. Quindi questo tratto qui, sebbene io lo abbia disegnato con un tratto continuo, non appartiene al grafico della funzione, ma l'ho disegnato in questo modo per distinguerlo da questo. In che senso? Nel senso che il punto che appartiene al grafico è il punto dove finisce il tratto continuo oppure dove inizia il tratto tratteggiato, partendo dal basso. Cioè qui la funzione vale 5 mentre qui la funzione vale 3. Questo perché? Perché gli intervalli nella definizione di funzione a scalino li prendo semi aperti a destra. Questa è una convenzione, si potrebbero prendere pure semi aperti a sinistra, cambierebbe poco, però diciamo sì, tradizione prende che bisogna aperto. Ci siamo fino a qui. Quindi queste funzioni sono, diciamo, che proprietà hanno secondo voi? La proprietà fondamentale che noi non perdiamo tempo a dimostrare, ma deriva da quello che abbiamo detto, facile da dimostrare in realtà, è che se io prendo due funzioni a scalino e le sommo otterrò ancora una funzione a scalino. Questo è un caso molto semplice. Io ho preso due funzioni caratteristiche, ho fatto una combinazione lineare e vedete come è fatta una funzione a scalino. Adesso se prendo due funzioni a scalino qualunque e ne faccio la combinazione lineare, le cose non cambiano qualitativamente, cioè avremo anche lì una sequenza di punti, ogni volta il valore della funzione sale e scende, però su ogni intervallino, diciamo tra due punti consecutivi, la mia funzione sarà costante. Chiaro? Quindi diamo la seguente proposizione senza dimostrazione,
non perché la dimostrazione sia difficile, ma perché diciamo fa soltanto se volete la dimostrazione formalmente ve la faccio. Allora, proposizione: siano phi uguale somma per i che va da 1 ad h di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di con i, e psi uguale, oh, quando non scrivo x vuol dire che questo è definito per ogni x appartenente a, e psi uguale somma per j che va da 1 a k mu con j per la funzione caratteristica di c con j di con j. 2 funzioni a scalino. Allora, se andiamo a considerare alfa phi più beta psi, cosa viene uguale? Viene uguale alla somma per i che va da 1 ad h della somma per j che va da 1 a k di lambda i più mu j. Allora, vediamo un po'. Per la funzione caratteristica di a con i di con i intersecato c con j di con j. È ancora una funzione scalare. Dove alfa e b sono due, si chiamano coefficienti di combinazione. Lasciate stare la formula, poi ci torniamo sulla formula, non è importante. Il concetto è che se io prendo due funzioni a scalino, le moltiplico per due costanti e le sommo, cioè ne faccio quella che ho chiamato combinazione lineare, quello che ottengo è di nuovo una funzione scalare. Ok. Ah, scusate, ci manca l'alfa qua e la beta qua. Alfa e l'ho messa. Qua ci manca alfa. Perché vedete? Questo si può dimostrare, non è difficile. Allora, immaginate semplicemente che phi sia la funzione nulla. Se io moltiplico alfa phi per alfa, scusate, che psi sia la funzione nulla, se moltiplico phi per alfa, cosa mi deve venire? Mi deve venire la sommatoria
e lì che va da 1 ad alfa di alfa lambda i è questo. Allora, alfa lambda i viene perché diciamo sì è nulla e quindi b per un con g fa 0 sempre. Però qui vedete che avete una doppia sommatoria, avete la sommatoria per i che va da 1 ad h, della sommatoria per g che va da 1 a k, della funzione caratteristica di queste intersezioni qua. Ma quando fate la sommatoria interna, queste funzioni caratteristiche come sono messe? Se ci fate caso sono esattamente delle funzioni caratteristiche di intervallini uno appresso all'altro, e se fate la somma, quindi quando fate la somma per g che va da 1 a k, vi rimane la funzione caratteristica di a con i b con i, e vi rimane la funzione fi per alfa. Ok? Questo se la psi fosse nulla. Se invece fosse la fi ad essere nulla, similmente otterreste la funzione beta psi. Quindi si intuisce che questo sia vero. La dimostrazione è facilissima, però non sto a farla perché mi confondo solo le idee. Quello che è importante è che se queste funzioni nascono apposta per poterne fare le combinazioni lineari, cioè se io prendo due funzioni a scalino, ne faccio le combinazioni lineari, quello che ottengo è ancora una funzione a scalino. Una funzione a scalino cos'era? Una combinazione lineare di funzioni caratteristiche che mi avete a destra. Quando vado a fare a prendere due funzioni a scalino, le moltiplico per due costanti e le sommo, vedete, queste sono le nuove costanti, queste sono le nuove funzioni caratteristiche, questi sono i nuovi intervalli. Vi faccio presente che l'intersezione di due intervalli semiaperti a destra come può essere fatto? Sempre un intervallo semiaperto a destra, faccio vedere qua, abbiamo un intervallo semiaperto a destra, ora o l'altro intervallo, l'intersezione potrebbe venire vuota, oppure potrebbe succedere che un intervallo è contenuto nell'altro, allora viene l'intervallo più piccolo messo in parte a testa, oppure potrebbe succedere che due intervalli sono un pochettino accavallati, però quando vado a fare l'intersezione che cosa mi viene? Mi viene questo intervallo qui che è sempre segno aperto a testa. Quindi tutte queste definizioni non pongono nessun problema di carattere là. Ok. Quello che possiamo, un'altra cosa che possiamo notare è che, lo scrivo qua, mi diamo un altro spazio qua, la scrittura di una funzione a scalino come combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperto a destra non è unica. Esempio, la funzione caratteristica di 0,3 è uguale alla funzione caratteristica di 0,2 più la funzione caratteristica di 2. Cioè questa qua la posso scrivere da sola oppure la posso scrivere con la somma di queste due, è la stessa cosa. Allora vedete, se noi torniamo a questo grafico qua, cosa posso fare? Questa funzione che era la somma di queste due, questa qua la posso scrivere anche come due volte la funzione caratteristica di 0,2 più 5 volte la funzione caratteristica di 2,3
più 3 volte per la funzione caratteristica di 3 e 5. La funzione da 0 fino a 2 vale 2, da 2 fino a 3 vale 5, da 3 fino a 5 vale 3. E poi vale 0. Ci siete fino a qua? Non è complicato. Ora, questa scrittura qua, da questa scrittura qua si vede qual è il valore massimo della funzione? No, perché qua ci avete 2 e qua ci avete 3. Qua si vede 2, 5, 3. Si vedono proprio e tutti e solo i valori della funzione. La funzione assume i valori 0, che non viene mai scritto, poi c'è assume il valore 2, assume il valore 5, assume il valore 3. Quindi, tra l'altro vale anche la seguente osservazione: una funzione a scalino ha un codominio che è un numero finito di valori, assume solo un numero finito. Però tutte e due le scritture per φ sono tutte e due valide. Se io dico semplicemente che φ è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche integrali semi aperte e destra, la posso scrivere sia così sia così. Secondo voi, quale tra le due scritture è più significativa? Questo o questo? Perché? In qualche modo questa è unica. Però che cosa ci vuole affinché sia unica? Che differenza c'è tra questa e questa scrittura? Se prendete questi due intervalli, che succede? Gli intervalli sono? Non? Cosa non sono questi due intervalli? E cosa sono questi tre intervalli? Sono a 2 a 2 di? Dove sono? Quando l'alfa è l'intersezione di questo con questo, quanto viene? Il vuoto. Non 0, il vuoto. Qua? Il vuoto. Quindi questi intervalli sono a 2 a 2 disgiunti. Questi intervalli invece no. Quindi questa è in qualche modo meglio dell'altra. Poi però non basta neanche intervalli, perché anche qui qua c'è un solo intervallo, qua ho due intervalli a 2 e 2 disgiunti, però la somma di questi è uguale a questa. Allora cosa ci vuole oltre che gli intervalli siano a 2 e 2 disgiunti? Ci vuole che quando, per avere l'unicità, se volessi avere l'unicità della scrittura, quando io ho due intervalli che sempre a 2 e 2 disgiunti li mettiamo in ordine crescente della suddivisione, dei punti della suddivisione, cioè a con i più 1 è uguale a b con i, e ci vuole che quando passo da un intervallo all'altro ogni volta la funzione deve cambiare valore. Se succede che su due intervalli contigui la funzione ha lo stesso valore a sinistra e a destra, allora metti i valori in... cioè qui è artificioso dire che la funzione da a fino a c vale 1 e poi da c fino a b vale 1, è inutile, dico da a fino a b vale 1, cioè posso spaccare, però è artificioso. Se io dico, cioè se ha lo stesso valore a sinistra e a destra di c, continuo con quel valore. Ok? Quindi poste queste condizioni io potrei dimostrare che se gli intervalli, se in una funzione, vi ricordo che φ è sempre della forma somma per i che va da 1 fino ad h di lambda i, che è la funzione caratteristica di a con i di con i. Se gli intervalli sono a 2 e 2 disgiunti e se i lambda i sono tutti diversi tra di loro, sicuramente questa scrittura è unica. Cioè non c'è un altro modo di scrivere la funzione. Però se non pretendo queste condizioni, la scrittura della funzione a scalino non è unica. Mi interessano tutti e due i discorsi. Perché mi interessano tutti e due i discorsi? Le funzioni a scalino sono quelle fatte per capire come si fa ad integrare. Adesso andiamo a vedere come si fa l'integrale di una funzione a scalino.
definizione sia phi uguale somma per i che va da 1 a k di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di con i, una funzione a scalino, si dice integrale da meno infinito a più infinito di phi di x in dx, per definizione la somma per i che va da 1 a k di lambda con i per b con i meno a con i. Attenzione, questa è una funzione, questo è un numero, allora da dove viene questa definizione? Che senso ha questa definizione? La definizione ha il senso, immaginiamo che le lambda con i siano tutte positive, ha il senso di calcolare la somma delle aree di questi rettangoli. Per esempio, se phi è 2, questa qua insomma, se phi è quella dell'esempio, di questo esempio qua, come si fa integrale allora, prendiamolo da sotto, io devo fare 2 per 2 meno 0 più 5 per 3 meno 2 più 3 per 5 meno 3. Perché devo fare questo? Ovviamente la definizione io posso darla come mi pare, però che cosa sto calcolando in realtà? 2 per 2 sto calcolando l'area di questo quadrato, che fa 4. Poi 3 meno 2 fa 1 per 5, sto calcolando l'area di questo rettangolo, che fa 5. Poi 2 per 3 sto calcolando l'area di quest'altro rettangolo che fa 6. Quindi qua mi viene 2 più 5 più 6 e viene 13. Viene, vediamo un po'. 4. Ah, qua era 4, quindi qua era 4, quindi viene 15. Ma prima era 4, non era? Oh, adesso viene il bello. Vi ricordate che la scrittura di questa funzione non era unica? Per esempio, si poteva scrivere anche così. Ma che succede se vado ad applicare la definizione all'altra scrittura? Integrale da meno infinito e più infinito di phi di x in dx. Proviamo a usare questa scrittura qui. D'altro canto qui c'è scritto che gli intervalli devono essere 2 e 2 disgiunti. No, non c'è scritto. Nella definizione non pretende. Allora andiamo a vedere qui quanto viene. Qua viene 2 per 3 meno 0 più 3 per 5 meno 2, quindi fa 2 per 3 più 3 per 3 e fa 15. Quindi come vedete il risultato non dipende dalla scrittura. Questa cosa si può dimostrare. L'integrale
dipende dalla scrittura di Cristo. Ah, che cosa intendo dire? Non dipende dalla scrittura di Fede. Chiaro che dipende da Fede. Ma se io scrivo la stessa fi in due modi diversi, ad esempio questo o questo, come combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli sinistra e a destra, e vado a fare l'integrale, scopro che l'integrale viene sempre lo stesso. O lo faccio in un modo, o lo faccio in un altro. Ora, questo sì, non lo dimostriamo, sì, anche questo non è difficile da dimostrare, ma no. Per convincervene provate con varie funzioni a scriverle in modo diverso, varie funzioni a scalino, provate a fare integrale e vedete che viene sempre la stessa cosa. Ok? Oh, attenzione, quindi cosa calcola l'integrale? L'integrale calcola l'area di questo sottografico, però attenzione, in senso algebrico, cioè facciamo un altro esempio. La mia funzione phi è 3 per la funzione caratteristica tra 0 e 2 più la funzione caratteristica tra 2 e 3 meno 5 volte la funzione caratteristica tra 3 e 5, che vuol dire? Vuol dire che tra 0 e 2 la funzione vale 3, tra 2 e 3 la funzione vale 1 e tra 3 e 5 la funzione vale meno 5. Ok, quando vado a fare meno 5 un po' di più, sarà quando vado a fare l'integrale, quanto mi viene l'integrale di phi? L'integrale tra meno infinito e più infinito di phi di x in dx, si scrive così, si legge integrale tra meno infinito, o su tutto R, di phi di x in dx, poi vedremo perché. Quanto fa? 3 per 2 fa 6 più 1 meno 10. 2 per 3, questo intervallo è lungo 2, altezza 3, 6. Questo intervallo è lungo 1, altezza 1. Qui la funzione è altezza 1. Qua l'intervallo è lungo 2, la funzione vale meno 5. In questo caso l'integrale vale meno 3. Quindi non è l'area, la somma delle aree di questi rettangoli, ma è esattamente che cos'è? La somma delle aree dei rettangoli che stanno al di sopra dell'asse della scissa meno l'area dei rettangoli che stanno al di sotto dell'asse della scissa, cioè quelli che stanno al di sotto dell'asse della scissa devono essere contati col meno. Chiaro? Quindi è l'area di questo più l'area di questo meno l'area di questo. Ok? Bene. Allora, facciamo un attimo il riassunto e dopodiché ci fermiamo 5 minuti. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto delle funzioni. Su qualche testo vengono chiamate funzioni semplici, io preferisco chiamarle funzioni a scalino, che è più preciso. Le funzioni semplici sono quelle che hanno un codominio finito, cioè un numero finito di valori.
qua c'è qualcosa in più, non solo i valori sono in numero finito, ma la funzione assume questi valori costanti su intervalli semiaperti. Quindi come fate i grafi di una funzione semplice? Sono degli scalini che salgono e che scendono. Fate attenzione perché i tratti verticali non appartengono mai al grafico. Queste funzioni come sono fatte? Sono funzioni che hanno, sono per loro natura discontinue. Quanti punti di discontinuità hanno? Sono tutti punti di discontinuità a salto. In questi punti di discontinuità la funzione è continua da destra e discontinua da sinistra. Vedete qua la funzione, il limite da sinistra vale 0, la funzione nel punto vale 3. Qua il limite da sinistra vale 3, ma la funzione nel punto vale 2, che è il limite da destra. Qua il limite da sinistra vale 2, ma la funzione nel punto vale meno 5, che è il limite da destra. Qua il limite da sinistra vale meno 5, ma la funzione nel punto vale 0, che è il limite da destra. Quindi le funzioni hanno alcuni punti di discontinuità a salto, in questi punti la funzione è continua da destra, sulla parte destra diciamo il limite da destra è uguale alla parola della funzione del punto, mentre il limite da sinistra non è mai nei punti di discontinuità uguale, è sempre diverso dal valore della funzione, si dice è continua a destra. Una funzione, ripeto, ha un grafico che assomiglia, diciamo la parte compresa tra il grafico e l'asse delle ascisse assomiglia a un'unione, cioè è un'unione di rettangoli. Abbiamo visto che questa scrittura di una funzione a scalino non è unica, potrebbe essere resa unica qualora imponessimo che gli intervalli siano a 2 a 2 disgiunti e che diciamo nei punti che i valori dei lambda con i siano tutti diversi. La scrittura di una funzione a scalino mi sa che non c'è più, comunque è una combinazione lineare, cioè somma di lambda con i per pi con i per chi dia con i pi con i, cioè una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Perché sono state introdotte queste funzioni a scalino? Per farci l'integrale. L'integrale come si fa? L'integrale, eccola qua, la funzione a scalino si scrive così, se si scrive così, l'integrale si calcola in questo modo, cioè l'integrale è il prodotto dei valori della funzione per la lunghezza dell'intervallino dove questo valore viene assunto. Questo per ogni funzione, per ogni addendo della somma che mi dà la funzione a scalino. Naturalmente se i valori sono diciamo se gli intervalli sono a 2 e 2 disgiunti, questi coincidono con i veri valori della funzione, altrimenti non bisogna sommare. Però quello che è importante è che se io uso una forma di scrittura di φ o un'altra scrittura equivalente di φ, cioè nel senso vado a scrivere φ in un modo simile ma con altri intervallini, con altri valori, ma in maniera tale che alla fine venga sempre φ, quello che si può dimostrare e verificare in maniera abbastanza semplice è che il valore dell'integrale è sempre lo stesso. Ok? Quindi, cosa rappresenta geometricamente questo integrale? Abbiamo visto con l'esempio, rappresenta l'area, si dice, del sottografico della funzione, però intesa in senso algebrico, cioè l'area che sta al di sotto del grafico della funzione, o per meglio dire, tra il grafico della funzione e l'asse dell'ascissa. Però intesa con il segno positivo, quella che sta di sopra, diciamo, tra l'asse d'ascissa e il grafico della funzione quando questo sta al di sopra dell'asse d'ascissa, e in senso negativo quella che scade al di sotto dell'asse d'ascissa. Questo è qua. Queste sono le funzioni a scalino e questa è l'integrale di una funzione a scalino. C'è quindi una serie di definizioni, qualche cosina da capire, ma questo è. Adesso qual è il programma? Ci riposeremo 5 minuti, ma il programma subito dopo sarà quello di, prima di tutto, analizzare le proprietà di questi integrali. Ok? E secondo, usare questo integrale, la definizione di questo integrale, per andare a calcolare l'integrale di una funzione più complicata. Ok? Quindi, tramite le funzioni a scalino, noi vorremmo fare, portare avanti quel programma che abbiamo visto l'altra volta, cioè approssimare dal basso e dall'alto altre funzioni
quando tu approssimi dal basso e dall'alto una funzione, i sottografici sono, stanno dentro e stanno fuori. Vi ricordate la figura di, diciamo dell'altra volta, in cui noi prendevamo un'area e la approssimavamo dall'interno e dall'esterno? Allora noi vorremmo approssimare dal basso e dall'alto una funzione con le funzioni a scalino e cercare di vedere se possiamo dire che l'integrale di questa funzione si può ottenere come limite estremo superiore, insomma, come a partire dall'integrale della funzione a scalino minoranti e maggioranti. E poi andare a vedere se le proprietà di questa integrale sono, saranno le stesse di quelle che avremo evidenziato sulle funzioni a scalino. Okay.